Prontissimi per una nuova puntata di Radio Show. Oggi sono orfano del co-conduttore e del ca-cantante. Ovviamente sono in vacanza. Questo periodo siamo praticamente un po' dislocati in varie occasioni. Ben ritrovati ancora una volta. Buona domenica da Vittorio Cassinesi. Questo è l'appuntamento che vuole essere una sorta, diciamo, di contenitore, il Radio Show. Come vedete alle mie spalle ho un po' un bel po' di foto che rappresentano tante tantissime cose. Voglio salutare tutti quelli che si stanno collegando, quelli che si collegheranno, salutando per esempio Grazia che si è appena collegata. Aspettiamo che si colleghino degli altri magari per fare un saluto, ma poi ho anche degli auguri da fare. Oggi è Santa Rosa, sì, oggi è domenica 23 di agosto. Allora, domenica 23 agosto, giornata di chi festeggia Santa Rosa da Lima, leggo ovviamente testualmente qui in questo appuntamento del Accadde Oggi. Saluto anche Angela, ciao Angela Montingelli, ben ritrovata. Saluto anche tutte quelle persone che mi hanno seguito in tutte le varie occasioni e serate. Saluto Roberto, credo che stia guardando Roberto di Lerna, sì, credo che stiano guardando anche gli altri qui, comunque a prescindere chi sta guardando. Auguri a tutte le rosa, rosetta, aspetta, fatemi vedere se ho qualche altra rosa in particolare. Allora, vado a fare la ricerca sulla mia rubrica rosa. Ciao Roberto, ciao cugino. Quando vieni a Trani, vienimi a trovare, se vuoi, noi siamo qui sempre alle spalle, c'è una vetrata, ma poi il mare. Se sentite qualche rumore, diciamo, di sottofondo, è proprio che sono quasi nei pressi del mare, nel mare Adriatico, mare perfetto, oggi giornata splendida, anzi dopo mi vado a fare un bel bagno. Dicevo, gli auguri a tutte le amiche che portano il nome di Rosa, c'è Rosa Anna Palone, Rosa Gisondi, Rosa Tiberio, Rosa cognata di Attilio. Che personaggio che aveva cognato di Attilio. Ciao, ma poi anche Attilio, figurati, se dobbiamo parlare di Attilio, ieri ho detto a persone, pestate, andate di ramazzate, fatevi un po' gli occhi gonfi, nessuno si prestava perché ormai sembra un cadavere che cammina. Saluto anche l'amico Pepe, saluto il mio caro amico Franco l'Americano, in tournée anche lui, il nostro co-conduttore Raffaele che abbiamo avuto venerdì scorso nel radio show, andate a vedere le puntate sulla pagina di Vittorio Cassinesi, sto guardando il video in diretta. Ciao caro Franco Rocchitelli, buongiorno. Stavo dicendo gli auguri anche a Rosa Mastrulli, Rosa Uva, ciao, poi ancora Rosa Enriquez, la signora Enriquez, buongiorno Rosa, anche a te buon onomastico. Poi Rosa Mastro Totaro di Biancheria d'Arte in Corso Italia, la trovate lì. Rosa Gramegna, Rosa Attanasio, Rosa Di Matteo, insomma, saluto tutti questi nostri amici. Devo anche salutare Rosa Ardillo, presidente della FIDAS, che insieme a mia cognata Rosa Pisicchio oggi festeggiano l'onomastico. Poi ce ne sono tantissime che festeggiano, so, chi festeggia il nome di Rosella, anzi Rosella, tanti auguri a Rosella, la moglie del nostro caro Enzo Fragasso in quel di Biella, Rosella di Biella. E poi anche a Rosanna, chi si chiama Rosanna? C'è Rosanna Renna, Rosanna Viscioscia, Rosangela, so, chi porta il nome di Rosa, Rosella, Rosangela, Rosanna, o chi si sente tale. Auguri a queste nostre amiche e auguri anche in musica. Li facciamo, come dire, con tanti auguri a te, credete? Facciamo tanti auguri e quindi cantiamoci questa canzone a tutte le rosa. Tanti auguri di buon onomastico. Che altro? Oltre all'onomastico chi c'è? Festeggiare a qualcun altro? Sentiamo un po'. Tanti auguri a te. Buon onomastico alle nostre amiche Rosa. Buon onomastico a tutte le nostre amiche di nome Rosella. Buon onomastico anche a tutte le nostre amiche che portano il nome di Rosina. Ieri è stato il compleanno del mio caro amico Enzo di Lernia. Ciao Enzo, a proposito, Enzo, quando se verrai a Trani vienimi a trovare perché siamo contentissimi di festeggiare il tuo compleanno. E a proposito di compleanno, che ne dite se facciamo tanti auguri a quelle persone che oggi festeggiano il compleanno? Sono tantissime. Allora, in apertura avevo detto, lo facevo per
rendere omaggio a tutti questi nostri amici che portano questa ricorrenza. Mi ricordo solo delle persone che ovviamente sono meritano rispetto. Mi rivolgo ovviamente a quelle persone che non hanno dato rispetto né ai propri genitori, mi rivolgo a te che stai guardando, sì, hai capito proprio bene, e mi rivolgo anche a quelle persone che dicono di meritare rispetto e poi non riescono a darlo. Vabbè, chiusa parentesi, auguri a quelle persone che portano rispetto e porto rispetto. Tanti auguri, buon onomastico a queste persone. E allora facciamoli questi auguri, dai, facciamoli tanti auguri a te. Ah, allora, chi è il primo ad essere festeggiato? Allora, compleanni ce ne sono tantissimi, mamma mia, quanti sono? Bene, bene, mi fa piacere. Allora, dove sta il compleanno di... Oggi è il compleanno di Vittoria. Ciao Vittoria Catania, buon compleanno. Vita mia, Arianna Dipinto. Ciao Arianna, buon onomastico e buon compleanno, perché è stato qualche giorno fa il compleanno e l'onomastico di una tua parente, credo. Arianna, poi Antonio Capogrosso, Salvo Parente, Camilla Pappalettera, Raffaella Curci. Buon compleanno a Savio Di Martino, Francesco Cortellino, Simona Biglione. Ciao, buon compleanno Simona, come va? Tutto bene? Ho visto la foto con papà, mamma, bello, bella famiglia. E poi tanti auguri, mi ricordo il tuo compleanno. Sono passati un bel po' di anni da quando abbiamo fatto il compleanno del tuo 18esimo. Sono passati veramente tanti anni. Simone Gentili, Pasquale Maenza, Luciano Minerva, tanti auguri. Ieri è stato il compleanno della mia cara amica Maria Pansini. Ciao Maria, tanti auguri a Maria e soprattutto un saluto a Sabino e le bambine, come stanno? Buon compleanno anche alla mia cara amica Luigia. Ciao Maria, ciao Luigia. Luigia Manatrizio è una carissima amica, e poi a mio cugino Massimiliano Bevilacqua. Buon compleanno cugino. Buon compleanno a Vincenzo D'Ercole, Miriana Di Bitonto, Salvatore Leone, Luigi Dionisio, Massimo Tamblè. Domani, visto che non so se farò la diretta, mi anticipo gli auguri a, vediamo un po', Roberta Frati, poi Pasqua Daddato, Giuseppe Del Curatolo, Daniela Pesta, Nicola Silvano, Domenico Ferrante, Alberto Gusmai, Alessandro Ciardi, Mauro De Civis, Raffaella Soldano e Fabrizio La Vesta. Ho promesso alla mia cara amica Nancy Nunzia Lops di fare gli auguri, quindi tanti auguri Nancy. Anzi, fai una bella cosa, il tuo compleanno, poi fai la diretta, mi fai la condivisione, metti la campanellina, così mentre sei in diretta io ti guardo e ti faccio gli auguri in diretta. Saluto anche Grazia De Gennaro, che sicuramente sta guardando la diretta in questo momento. Saluto e faccio gli auguri anche a Luigi Cavallo, Luciano Sciale, Giovanni Curci, uè, Giovannone, un batterista, un grande musicista e anche un impiegato di banca. Ahimè, purtroppo il lavoro bisogna farlo e bisogna tenere stretto stretto in questo periodo, soprattutto di emergenza sanitaria. E auguri anche a Luigi Cavallo, Piero Comelli, Giovanni Marrone, Angelo Lops e Francesco Manatrizio. Beh, penso che possa bastare per gli auguri. Tanti auguri a tutti voi e vi dedico questa canzone che è Tanti auguri a te. Siamo pronti? Vai! Ciao Cadaletta, Franco Cadaletta. Auguri a tutti! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. A proposito, c'è qualcuno che festeggia l'anniversario di matrimonio, sicuramente ce ne saranno tantissimi, a loro faccio tanti auguri di buon anniversario di matrimonio.
Oggi sicuramente qualcuno festeggerà la prima comunione, perché visto il periodo del Covid si è spostato un po' ad agosto tutto l'ambaradam dei festeggiamenti, e festeggiate ovviamente queste ricorrenze nel migliore dei modi, sempre mantenendo la distanza interpersonale con gli altri, e in quel caso nei parenti congiunti potete, come si dice, mantenere la distanza classica e normale. Oh, e allora, oggi vedo che molti mi stanno ringraziando anche dalla pagina di Facebook, cioè la pagina Facebook di DJ Vittorio Cassinesi, che è stracolma di auguri. Comunque, ancora una volta, Rosa da Lima festeggia l'onomastico a Rosa, Rossella, Rosetta, Rosanna e Rosi. Quindi auguri, auguri, auguri. Vediamo un po' chi altro c'è. Roberto, grazie per gli applausi, grazie per grazie a De Gennaro, grazie. Allora, che dire? Niente, infatti ci sono alcune notizie, vediamo un po' se ci sono le notizie che possono interessare, qualche notizia di cronaca, qualche appuntamento, perché oggi giustamente bisogna ricordare che ci sono degli appuntamenti. Io ricordo il progetto Strani Eventi è il progetto che è stato ovviamente organizzato a causa della recente emergenza sanitaria, questa epidemia del Covid-19, l'amministrazione ha ritenuto di utile ridurre per questo anno la portata del proprio evento in favore dell'organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, sia in conseguenza della previsione delle minori entrate e sia per aver privilegiato la destinazione della spesa verso iniziative a sostenere fasce della popolazione ancora in sofferenza. Ricordiamo i buoni spesa, ricordiamo anche le associazioni di volontariato che hanno dato veramente sostegno causato dall'emergenza sanitaria. Questi si sono ovviamente impegnati, iniziative aventi carattere ricorrente nell'ambito della programmazione estiva, quindi è stata promossa questa iniziativa e finalizzata a costi contenuti. Quindi alla fine, ciao Mario, buongiorno Mario, sto dicendo di questo progetto che si chiama Strani Eventi, che poi è un cartellone di manifestazioni culturali, sto leggendo perché non voglio sbagliare, perché non vorrei nemmeno dimenticare chi ha sottoscritto questa proposta, con l'Associazione delle Arti EZ, l'Associazione In Movimento, l'Associazione Marluna Teatro, l'Associazione Cooperativa Sociale Promozione Solidarietà e Sociale, poi l'Associazione Compagnia dei Teatranti, l'Associazione Trani Tradizioni. Vittorio, fai gli auguri a mia moglie Garofalo Rosa. Certo Rosa, tanti auguri buon onomastico, un bacio, ma. E poi dicevo ancora, associazione Xiaoyan, ieri sono andato al Parco Santa Geppa, c'era l'ultima manifestazione, bellissima giornata, insomma tanti bambini, una bellissima iniziativa, e il Camo Fest che si è diciamo concluso ieri. Poi oggi c'è l'ultima giornata del matrimonio dei Manfredi, che si sta ovviamente tenendo, per i motivi che vi abbiamo spiegato, presso il Palazzo Beltrani. Ma stavo leggendo la notizia riguardo le associazioni che hanno partecipato. Poi c'è anche la Fondazione European Arts Academy Aldo Ciccolini, la libreria Miranfu e il qui presente Vittorio Cassinesi. Insomma, questo programma è disponibile, anzi faccio una bella cosa, visto che se sto in diretta, ecco, vado a fare una cosa normale come tutti dovrebbero fare, vado sulla mia diretta, vi metto il link del programma di Strani Eventi, perché ce ne sono ancora degli altri giorni di cui questa bellissima iniziiativa, e io saluto Righi Battaglia che ha spiegato come è nato questo progetto, e la presentazione è stata fatta sempre a Palazzo Beltrani, e questa iniziativa, se volete faccio sentire anche l'audio, volete sentire l'audio di come è nata questa bellissima iniziativa del progetto Strani Eventi, Nicky vai a te, vai, musica, anzi no, parola. Città di Trani, assessorato alle culture, Palazzo delle Arti Beltrani, Parco Santa Geffa, Centro Jobel, Associazione delle Arti, presenta Strani Eventi. A spiegare come nasce questo progetto, Nicky Battaglia, direttore dell'Associazione delle Arti, capofila del progetto Strani Eventi. Ho
tanti interventi. È nata nel momento più buio della vita di un lavoratore della cultura e dello spettacolo, cioè quello del lockdown e quello della chiusura totale, quando non c'era alcun barlume di speranza sul ritornare a poter fare spettacolo. Fare spettacolo per noi e per tutte le persone coinvolte in questo progetto è un motivo di vita, e ovviamente un palco senza degli spettatori è un palco che non ha senso di esistere. Quindi quando in un momento c'è stato veramente lo sconforto totale, dobbiamo ringraziare l'assessore Filippo Merlo, lavoratore della cultura dello spettacolo, che ha saputo, un po' come un amico, chiamarci nei momenti di chiusura, di disperazione di tutti, tentarci con delle videochiamate, perché era veramente un momento brutto, come è ancora un momento brutto a livello nazionale, perché non ci dimentichiamo che a livello nazionale la cultura e lo spettacolo sta all'ultimo posto di tutte quelle che sono le giustissime priorità dei governi. Su Trani quindi poi è nata questa volontà, tra tutte le associazioni che storicamente producono eventi, realizzano eventi nella città di Trani, di voler comunque dare la possibilità sia ai lavoratori dello spettacolo sia al pubblico che gode appunto dei nostri spettacoli di poter ritornare a godere quei momenti felici. L'abbiamo fatto unendoci per la prima volta veramente tutti insieme, con l'unico scopo di superare questa fase veramente difficile per il nostro mondo. E lo devo ripetere, dobbiamo assolutamente ringraziare l'assessore Felice Di Lerna, che è stato colui che ci ha spronato alla fine, colui che ci ha spinto e colui che ci ha dato la forza di non mollare. Gli eventi, dove è possibile vedere il programma, l'intero programma? Allora, l'intero programma, oltre sui canali istituzionali, quindi quello del Comune di Trani, quello della Prologo di Trani, quello degli attori principali e quindi dei siti che ospiteranno gli eventi principali, che sono uno il Palazzo delle Arti Beltrani e l'altro Santa Geffa, il Parco Santa Geffa nell'agro di Trani. E una data in particolare in Villa Comunale, una data sulla Van Spettacolo, quindi diretta da Vittorio Cassinesi, storico protagonista della Van Spettacolo della città di Trani, e due date invece del Giullare, oltre nelle location nominate prima, anche presso la sede storica del Giullare, che è il centro gioco di Trani. Bene, queste sono in pratica le notizie, questo è il programma Strani Eventi. Oggi, per esempio, che è 23, c'è la celebrazione delle nozze di Re Manfredi e di Elena Comneno. Leggo naturalmente dal programma che vi ho inviato nel commento adesso, in questo preciso istante, mentre state guardando la diretta. Saluto e ringrazio anche Rossella Nenna, faccio tanti auguri Rossella. Buon onomastico, so che festeggerà il tuo onomastico, almeno Rossella, Rossina, Rosetta. E poi ancora il 23, a proposito, dove si terrà questa manifestazione? Presso il Palazzo Beltrani, come avete sentito dalla voce di Nichi Battaglia. Il programma di oggi prevede, vediamo un po' se riesco a trovare in tempo reale, sì, il... allora, dal 21 al 23 agosto... sì, accoglieranno gli visitatori Marianna, Elisa e Rosa, anche lei, ci sarà una Rosa, quindi auguri anche a Rosa. Poi ancora Sergio, abbiamo già detto, con odalische, balli medioevali, canti, giochi e giocolieri. Come novità quest'anno, dice l'associazione culturale Trani Tradizioni, avrà due volti nuovi che impersoneranno Re Manfredi ed Elena Comneno, che sono Francesco Giuseppe La Rosa, 21 anni, di Trani, laureando in filosofia e all'Università di Bari, e appassionato della storia e materie umanistiche, per cui ha partecipato a diversi progetti, appassionato di storia e materie umanistiche, e dedica il tempo libero alla lettura, ama gli animali e dà una grande attenzione verso i corpi celesti, con un occhio, diciamo, riguardo per la Luna. Laureata con 110 e lode presso l'Università di Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea audioprotesica, lavora attualmente presso un progetto Udito SAS di Biceglie come tecnico autoprotesista. Le piace il canto, la recitazione. E poi abbiamo Elena Comneno, che è Katie Cepele di Fier.
residente a Trani, 27 anni, quindi insomma quest'anno avremo questi due nuovi, però è bello che quest'anno ci sono state queste storie, cioè, Rema Preti si sposa ogni anno e si sposa sempre con una diversa, questo è bello, ma quest'anno è anche diverso il Rema Preti. Vabbè, comunque benvengano queste iniziative, quindi ricordo l'appuntamento presso il Palazzo Beltrani e ricordo che questo appuntamento si terrà esattamente, vediamo a che ora, 20:30, quindi eventualmente le celebrazioni a quell'ora. Invece il 25 di agosto, dove eventualmente vediamo, sempre presso Palazzo delle Arti Beltrani, le ultime ore di Shakespeare, una compagnia che porta il nome Il Carro dei Guitti, che saluto il mio caro amico Giuseppe Francavilla, Mario Francavilla, tutti gli amici del Carro dei Guitti, ricordo l'appuntamento al parco, scusate, a Palazzo Beltrani. Invece la compagnia dei Teatranti il 29, sabato prossimo, mette in scena sempre a Palazzo Beltrani alle ore 20:30 tre preti per una besciamella, compagnia dei Teatranti del nostro caro amico Enzo Matichecchia, che saluto, ciao Enzo, saluto anche Lella Mastrapasqua, tutta la compagnia dei Teatranti, ricordo sabato 29 al Palazzo Beltrani. Ovviamente prenotatevi, ci sono tutte le informazioni sul link che vi ho inviato, mentre vado a salutare Natale Scandamaro, ciao Vittorio, mi fai un saluto alla mia Pier Giorgia, ma grazie per il grande Pier Giorgia, un bacione, un forte abbraccio a te, anzi a Pier Giorgia gli vorrei dedicare una canzone, che ne dici, facciamo, non so, qualcosa di attuale, questa qua, e adesso balliamo, arriva Master KG Gerusalemme con Nocebo, dai, preparatevi per ballare, su, tutti in fila, si parte. Gerusalemme, y caer a mí, y lo no lo sé, amén a mí. Saluto l'amico Nicola Riva che sta guardando, ciao Nicola, come va Raimondo? Prosegue? Antonio Verzicco, ciao. Vediamo che anno c'è. Francesco Acella, grande Francesco, mi ricordo l'intervista che ti ho fatto quando eri assessore. Guardate il video. Mi è arrivata un'altra richiesta, anzi a proposito Pier Giorgia, spero ti sia piaciuta questa canzone, spero abbia piaciuto anche il balletto, però non l'ho fatto vedere il balletto, però se andiamo a vedere esattamente come si fa sto balletto, è una cosa mondiale, ovunque c'è una challenge proprio su questo balletto, guardate un po' qui, ecco, vi faccio vedere qui se riuscite a vedere, parte la musica e qui in mare, guardate il mare che vi faccio vedere, ecco qui c'è il balletto, guardate un po'. Parte tutti alla stessa maniera e poi via, come sempre, ecco. Martello. Oh. Non è difficile, è semplicissimo, basta fare un po' di pratica, andate su YouTube, troverete tutti i tutorial. Adesso un passetto avanti, passetto destro, doppio salto, qua, tu e si va avanti, e si ritorna a capo.
Insomma, non è difficile, è un passetto semplicissimo. Guarda che questo ballo, secondo me, è stato inventato prima da Celentano. Non so se avete visto qualche video che fa riferimento, è molto avanti di 50 anni. Vabbè, comunque, oggi c'è un proverbio che voglio leggere, è molto bello, e questo è un proverbio che sicuramente fa calza a pennello per quelle persone che, dicevo prima, non meritano rispetto perché non rispettano. Ecco, io a quelle persone che non rispettano e non meritano rispetto, c'è questo proverbio: chi di spada ferisce, di spada perisce. Occhio, che questo è un proverbio che non ha mai sbagliato e non ha mai avuto torto. E poi il vecchio adagio, come si dice, non ha mai sbagliato un colpo. Bene, questi sono in pratica gli auguri, le notizie. Oltre alla notizia di oggi, che vi ho, diciamo, fatto ascoltare, più che altro vi ho letto, vado a dare anche un'occhiata qui, se volete, in questo momento ci sono le comunali. Si parla di prossime elezioni regionali, una sfida con 8 candidati alla presidenza della regione Puglia, ovviamente, e ci sono 1300 candidati per diventare consiglieri regionali. Poi abbiamo la lista delle elezioni comunali che si terranno il 20 e 21 di settembre. A Trani, la corsa del sindaco vede in campo 4 candidati sindaci, e quindi in questo caso sono Bottaro, Amelio Bottaro, sindaco uscente, Tommaso Laurora, ex assessore, ora in pratica in attesa di diventare il prossimo sindaco, Filiberto Palumbo, avvocato, e Vito Branà. Allora, per questi, ovviamente, candidati, vorrei semplicemente ricordarvi che fanno parte della Amelio Bottaro, esponente del PD con l'appoggio di 8 liste sinistra, pensate, con Emiliano, Popolari con Bottaro sindaco, Bottaro sindaco, Sud al centro, Prima di tutto Trani, Puglia Verde Solidale, Trani Sociale, Solo con Trani Futura. E poi conta su 6 liste Tommaso Laurora, ex assessore alla giunta Bottaro, un tempo in quota PD ed oggi esponente di Italia in Comune. Questo naturalmente è Tommaso Laurora. 3 liste a sostegno della sua candidatura, ci sono anche Italia Viva e la Civica Trani Decide, quest'ultima con candidato l'ex amministratore di STP di Bari, Roberto Gargiuolo, che è anche in corsa per una poltrona da consigliere regionale nella coalizione di centrodestra, cioè al comune sta a centrosinistra e alla regione sta a centrodestra. Queste sono le situazioni. C'è anche in corsa per una poltrona da consigliere regionale nella coalizione centrodestra a sostegno di Raffaele Fitto, lista alla Puglia Domani, mentre tra i candidati d'Italia in comune vi è anche la consigliera comunale uscente Maria Grazia Cinque Palmi, ex Trani a capo, ricordate, nella lista civica con Antonio Procacci, Aldo Procacci ex consigliere comunale, in questo momento consigliere uscente, che alla regione sostiene però il consigliere governatore attuale Michele Emiliano. Il centrodestra invece si è ritrovato intorno al 70enne avvocato Filiberto Palumbo, brillante avvocato penalista tra Bari e Roma, che ha rivestito anche il ruolo di componente laico del CSM, quindi un personaggio di tutto rispetto, oltre che dalla sua vita civica, e sostenuta anche dalla Forza Italia, FD e Lega. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Vito Branà, consigliere comunale uscente. Comunque il numero complessivo dei candidati è di 578, dei quali 269 a sostegno del candidato sindaco Bottaro, 181 di Laurora e per Filiberto Palumbo, 102 per Filiberto Palumbo e 26 per Vito Branà. Questi sono in pratica i futuri candidati e consiglieri che verranno eletti qualora dovesse. Buongiorno Maria, oggi sono ospite in pratica del mio studio a casa, in pratica, perché non abbiamo fatto la trasmissione dallo studio show. Motivo? Il motivo è che mi andava di farlo qui, tanto non è che devo
fare altro. Se avete richieste musicali, tranquilli, le facciamo ascoltare, le cerchiamo su YouTube e le facciamo sentire senza problema. Magari faccio sentire anche un video, perché no? Qual è la vostra canzone preferita? Fatecelo sapere, ve la facciamo ascoltare. Oggi il mio cacantante è in vacanza al mare, il mio co-conduttore è in tournée, quindi il barone altrettanto, quindi siamo praticamente io e voi che guardate e che magari ascoltate. Vi sto dando delle informazioni anche perché, insomma, sappiate che sono notizie che possono sempre interessare. Se andate eventualmente sulla pagina trainenews.it, oggi per esempio, in prima pagina, questi sono i titoli. Associazione Culturale Trani Tradizioni, anche quest'anno è in dieta di rappresentare la settimana medievale. Oggi abbiamo già spiegato, si terrà la giornata finale a Palazzo Beltrani, poi strani eventi le ultime ore di Shakespeare, sempre a Palazzo Beltrani, di Il Caro dei Guitti. 29 invece, no, scusate, il 25 è strani eventi con le ultime ore di Shakespeare, del Caro dei Guidi, e il 29 di agosto, cioè sabato prossimo, la compagnia dei teatranti con tre sposi e una besciamella. Poi voglio anche fare i complimenti a tre nuovi diaconi che sono stati ordinati dall'arcivescovo Monsignor Vincenzo, che saluto, durante una solenne celebrazione eucaristica da lui presieduta venerdì 4 settembre. Saranno ovviamente conferiti l'ordinazione diaconale a tre accoliti che sono Francesco Lattanzio, Matteo Lo Sappio e Paolo Sbera. Ecco, adesso vi faccio vedere le immagini, ve le metto così, ecco, in modo tale che possiate vedere. Monsignor Don Leonardo Ascenzo, questo è il primo, Paolo Sbera, poi abbiamo Francesco Lattanzio e in più abbiamo il diacono che poi sarà inserito per il servizio ministeriale presso la parrocchia Cristo Lavoratore a Trinitapoli e sarà, credo, dov'è il nome? Il nome? Francesco Lattanzio? Sì, abbiamo detto Francesco Lattanzio, Paolo Sbera e Matteo Lo Sappio, eccoli qua. Bene, abbiamo dei collaboratori in home page nella pagina di Trani News, vi faccio dare un'occhiata, ecco, andiamo proprio rapidi. Qui abbiamo la Giusi della stazione, andiamo ad aprire la Giusi della stazione, che è il mio caro amico Andrea Di Lernia, che saluto, il mio caro amico Andrea Di Lernia, e parliamo di questo nostro amico. Che cosa fa la Giusi della stazione? La Giusi della stazione è innanzitutto un punto di ristoro, perché è una gastronomia dove trovate davvero tutte le squisitezze, le bontà preparate dal caro cuoco, chef, preparatore gastronomico Andrea Di Lernia, e oggi sicuramente primi piatti, secondi piatti, dolce, quello che serve, insomma troverete di tutto. Ecco, faccio qualche foto magari, ecco, pane, poi abbiamo preparato con carne, uova al tegamino, qua abbiamo gamberi, un po' di pesce spada, un po' di calamari, un po' di polipo, insomma c'è di tutto, orecchiette, cavatelli, pennette, bruschette, chi più ne ha più ne mette, insomma, Giusi della stazione a Trani, piazza 20 settembre. Ciao Andrea, grande Andrea Di Lernia. E poi in più voglio salutare, qui dovete fare, come si dice, un passaggio obbligatorio, perché Isabel è di tutto di più, con qualità, garanzia e convenienza, lo sapete tutti quanti, insomma Isabel propone di tutto di più, un vasto assortimento di slip, pigiami, lenzuola, trapunte, sia per uomo, donna, bambino, e prezzi ovviamente fantastici. Ciao Savino, saluto amico Savino, ciao Savino, ben trovato. Poi ancora, Isabel in questo periodo ha delle offertissime, e se volete anche, andando sulla pagina Facebook, che io vi consiglio di fare un salto così al volo, potete ordinare anche da internet, c'è il numero WhatsApp. Sì, infatti, il pigiamino, il grembiulino, l'ambrosino, il grembiulino da collezione, poi ci sono veramente tanti tipi di grembiulini, questo per la bimba, ecco, arriva la scuola, quindi eventualmente premunitevi di grembiulino, poi c'è il grembiulino bimbo della collezione, i prezzi ovviamente si aggirano dalle 10 alle 15 euro, insomma sono prezzi molto 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 diciamo bassi. Poi canotte Stormy Life, bermuda da uomo per l'estate, polo sportive, tutte ovviamente t-shirt, insomma basta, costumi da bagno,
è costruita a uomo, poi lettino, caprivetti, teni, mare, c'è davvero, davvero di tutto, di più. Insomma, da Isabel, vi ricordo, è a Trani in via Postumia al numero 2. Il numero di telefono è 0883 95 5994, quindi eventualmente volete prenotare o prendere qualche come dire ordine, fatelo anche telefonando al numero WhatsApp. Anzi, vi do il numero di Giuseppe, che saluto, Leone, eccolo qua, lo trovo subito, così ve lo faccio, vi faccio chiamare il nostro caro amico Giuseppe Leone. Isabel, lì il nostro caro Leone di Isabel, eccolo qua, con la sua simpatica signora, eccoci qua. Ciao Giuseppe, buona domenica. 347-786-9705. E poi ancora dobbiamo anche ringraziare qui, dovete, come dire, venirmi incontro in un certo senso, il mio caro amico Domenico Ferreri. Domenico Ferreri è la Lusmile, è una società di servizi. Tu sei un loro cliente, Maria? Benissimo, li conosci benissimo, so che sono persone squisite, competenti, professionali, hanno anche tutte le misure anti-Covid, sono quelli che hanno adottato forse per prima tutte queste misure. È un'unica soluzione per le esigenze, dicevo, la cooperativa società di servizi Lusmile, che nasce nel 2013, pensate, dalla fusione di figure professionali e un'esperienza decennale. Poi Lusmile è società di servizi sia per Grabbuster, per molteplici servizi, tra cui pulizia, sanificazione, condomini, ambienti civili, industriali, ambulatori, farmacie, cliniche private, attività commerciali, uffici, sale gioco, ludoteche, attività di tutti i tipi, palestre, edifici, enti pubblici e privati, manutenzione, area verde, disinfestazione, deratizzazione, rimozione graffiti, scritte vandaliche, lavaggio, vetrate in quota A, trattamenti di ogni genere. La Lusmile la trovate a Trani in via Giacinto Francia al numero 16. Questo è il mio caro amico Mimmo Ferreri, che saluto e ringrazio come sempre per essere il mio collaboratore ufficiale. In più andate sulla pagina Facebook, perché veramente c'è davvero di tutto, di più. E poi, se avete voglia di prendere un buon caffè, se avete voglia di prendere un gelato, uno yogurt, un primo, fermarvi a Bacio Nero è l'ideale, perché Bacio Nero a Trani è in via delle Crociate al numero 4951, il numero 375-545-9473, chiamate, perché veramente se volete gustare cappuccino, variegati gusti diversi di caffè, yogurt, gelato, pizza, taglieri, dessert e tanto altro, bene, Bacio Nero e il mio caro amico Claudio, che saluto, e Simona, ciao ragazzi, buona domenica anche a voi, aperti dalle 7 alle 13, pomeriggio dalle 16 alle 21.30, quindi sono aperti ora, potete fermarvi per una buona colazione, è l'orario, e poi magari più tardi per un aperitivo oppure per un pranzo, perché no? Perché no? Bacio Nero, a Trani in via delle Crociate, al numero 4951. Da non dimenticare, aspetta, chi è che sta? Parlavo di Isabel, dice l'amica Maria. Certo che brava gente, come no. Raul Antonelli, ciao Nico Somma, benvenuto al nostro Raul Antonelli e benvenuto ancora al nostro Nico Somma, a Nino Rosito, ciao Nino, grande Nino, so che è stato qualche giorno fa, non mi ricordo quando è stato il tuo compleanno. Mimmo Anacondia, Alessandro Corvio e Luigia Manatrizia. Luigia, è il tuo compleanno, e allora oggi tanti auguri a te, oggi, ieri, è stato, comunque sarà e sempre sarà il tuo compleanno, vale 8 giorni, mi raccomando, quando è che ci facciamo una cantata? Anzi, sai che faccio? Ti faccio ascoltare la tua canzone che mi hai fatto conoscere, la tua canzone preferita, credo che sia questa, vedo un po' se riesco a fartela conoscere, a fartela sentire. Oggi a internet che fa scherzi? Beh, vabbè, che fa ogni tanto, poi ti vai a rivedere la diretta, non ti preoccupare, te la vai a rivedere. Questa canzone io la reputo una delle canzoni che avvicina tantissimo al genere del grande Pino Daniele. Questa canzone si chiama Abbracciame ed è Andrea Sannino. Questa la dedico alla mia amica Luigia per il suo compleanno. Te la dedico anche a voi, ascoltate. Stasera sto canzi notte e mi una bossa in te. Sono poco ci conosce sti cose, tu sai. Sopra una leffa
bello coraggio la vita non suona, un po' solo da perdere. Perciò si stanca le capite, cos'ora mi sei tu, ma sono innamorate di te. Sono pazze di te, sono pazze di te. Sai la regna e ti faccio vicino, ma vado prima tu. E allora sì, abbracciami anche un po', che pochi sono fuori. Se tutto tempo è passato e tempo perso, pensava di buon innamorare a questi rimbarati, come bella cantare una canzone per te mentre in mano si cercano. E si sbaglia in parole, non succede niente, ti guarda e torna a inventare. Ma sono innamorato di te. Ciao Nicola! Sono pazze di te, sono pazze di te. Stai a rendere e ti faccio vicino, ma va sempre in bando. E allora sì, abbracciami anche un po', che voglio essere per forza. Se tutto tempo che è passato è tempo per ci rimane, non esiste niente più. Abbracciami stavolta, non voglio ricordare. Ciao Claudio, saluto Michele di Toma. Capisci da domani stile essere ascoltata. Bene, Andrea Sannino con Abbracciami è un pezzo che è scritto da Andrea Sannino e da Spenillo, che poi non so, sarà Michele Spenillo, una cosa del genere. Saluto Angie di Bari che si è appena collegata, vediamo chi altro si è collegato, magari qualcun altro, ho dimenticato di salutare, se avete qualche richiesta fatela, non c'è problema. Allora, qualcuno dice si blocca la mia immagine, probabilmente hai problemi tu con internet, io non ne ho problemi con internet, vado a gonfie vele, ho una connessione che va a 70.000 giga al momento, quindi non c'è un problema. Vabbè, probabilmente quando rivedrai la diretta non avrai di questo problema. Rivedetemi la video diretta, anzi vi collego la pagina del... Ah, saluto il mio amico Franco Orlandino, Caffè Svevo, la torrefazione la trovate in via della Costituzione, in viale della Costituzione, Andrea zona P, per poi il punto vendita in via Pisani 4, Andrea, pagina Facebook, il www.facebook.com, Svevo Caffè, da dove vi sto facendo vedere questa immagine, eccolo qua, Caffè Svevo, il buon caffè da bere e da gustare. Saluto Dora, saluto, approfitto anche per rifare tanti auguri per l'anniversario al nostro caro Finco Franco e alla nostra cara amica Angela, perché 41 anni di matrimonio, oh, non sono mica uno, sono un bel po'.
tanti auguri. E poi ancora saluto e faccio un personale ringraziamento per chi vi consiglio, anche magari se avete problemi di computer, andate dall'amico Nico De Lucia. Trovate Linda, simpatica, sorridente, una persona molto disponibile. Delta Informatica. Delta Informatica è un posto dove ovviamente per poter fare, come si dice, un acquisto, un rifacimento, una ristrutturazione per notebook, assistenza, PC desktop in via Istria numero 23 a Trani. Telefono 0883 50 67 34. Prendete appuntamento oppure andate sulla pagina Facebook che è quella di Delta Informatica o Nico De Lucia. Saluto. Bene, tutte le notizie le ho estratte dalla pagina Facebook e dalla pagina internet timenews.it. ecco, questa è la mia pagina, il logo è questo, ricordiamolo a tutti gli amici che sono collegati. Abbiamo anche la testata della mistica Infonews, che se volete ci sono tutte le notizie. Per esempio la notizia, diciamo, di quest'oggi, Serie B, la Vigna Group vuole i Trani inseriti nel girone M. Poi ancora, coronavirus, il bollettino epidemiologico Regione Puglia del 22 agosto, ci sono anche le dichiarazioni dei Vigili, della ASL, Bari, BAT, Foggia, Lecce e Taranto, la Margherita Sport e Vita presenta Atletes Go Further in Life, martedì 25 agosto, Palazzo Beltrani, si presenta questo importante progetto europeo. Poi vi abbiamo ricordato ieri, per esempio, il Cavo Fest presso Parco di Santa Geffa, strani eventi, la compagnia dei teatranti mette in scena Tre Preti e una Besciamella sabato 29, e poi la Vigna Group vuole in cabina di regia con che arriva Denis Driollari. E poi ancora, mensa scolastica tra il 2021, le scadenze, ci sono le scadenze. Poi ancora delle comunicazioni del sindaco, delle notizie di fare massima attenzione ed osservazione delle disposizioni previste dal Ministero della Salute. Ci saranno controlli per il rispetto delle nuove misure anti-Covid, quindi mi raccomando, cioè non fate che è passato tutto, facciamo sempre molta attenzione. Vediamo se c'è qualche altra notizia, poi un po' di musica, vi lascio ovviamente con qualcosa di più leggero e poi andiamo al mare, andiamo a farci un bel bagno. Noi abbiamo la fortuna di avere un mare a due passi, il mare Adriatico, io alla Colonna, se volete ci troviamo lì. Poi eventualmente, c'è stato un incidente in zona Boccadoro il 22, l'episodio di venerdì causato da un uomo probabilmente ubriaco, forse probabilmente, ma forse accennerei al discorso: chi beve e poi si mette alla guida non dovrebbe assolutamente farlo, però se lo fate è a rischio non solo vostro ma anche degli altri, e queste sono le conseguenze. Poi condizioni apparse subito molto gravi fino al momento in cui i vigili del fuoco avevano tirato fuori il corpo incastrato nelle lamiere della macchina, e poi è così deceduto nella notte di 66 anni, coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 21 agosto in zona Boccadoro. Questo è l'impatto che è stato tra due auto violentissimo, tanto da rendere necessario l'intervento dei pompieri per disincastrare il 66enne. Questo è stato praticamente il momento in cui, insieme alla sua compagna, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Barletta dal personale del 118. La donna sembrerebbe non essere in pericolo, però seppur ricoverata è tenuta sotto costante osservazione. Però dico, l'incidente avvenuto alle 23.30 sulla strada statale 16 tra Trani e Barletta ha causato questa vittima. Insomma, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità, hanno lavorato gli agenti della Polizia di Stato di Trani. Comunque, ripeto, mettersi alla guida quando si è alzato un po' il gomito non è assolutamente corretto, né tantomeno nel proprio interesse e nell'interesse degli altri. Queste sono le conseguenze che hanno potuto, come dire, far scaturire tutto ciò che si è visto. Mi sono occupato qualche giorno fa, andando al presidio territoriale di
assistenza ex ospedale di Trani, insomma, per farla breve, ecco, mi sono occupato di una situazione. Voi sapete che all'ingresso, dove adesso è stato ristrutturato, inaugurato con la presenza di Emiliano, delle donne, di nuovo questa, diciamo, presenza autorevole delle autorità, dove è stato rifatto il... Bene, c'era un quadro che adesso vi faccio vedere, c'era un quadro della statua di San Nicola, un quadro di San Nicola il Pellegrino, donato ai tranesi. Questo quadro, ve lo voglio ricordare, essendo stato donato, stava lì bello, come si dice, in quella parte principale. Ciao Giuseppe, buongiorno anche a te. Nella parte principale dell'ingresso, ecco, questa è la foto, ve la faccio vedere. Ecco, questo è il San Nicola il Pellegrino, la vedete? Eccolo qua, ve la faccio vedere, così, ecco, per non dare problemi alla mia, diciamo, testimonianza. Questa foto è la provata che il quadro, prima che non si trovava, ecco, vediamo se riesco a farvi vedere anche dove era posizionato, nei pressi dell'accettazione. Ecco, vedete qui? È l'accettazione dove era qui, questo vuoto che adesso si vede, c'era il quadro che io adesso vi ho ricordato, cioè questo qui, quello di San Nicola il Pellegrino. È questo qua, questo quadro. Allora, questo quadro in legno, intarsiato, bello, era proprio davanti alle informazioni all'ospedale di Trani. Sentito Don Mimmo De Toma, che adesso è il, diciamo, interessato diretto, prima c'era Don Francesco Ferrante, che saluto, che mi ha confermato che adesso si è spostato presso un'altra diocesi ed è interessato, si interesserà Don Mimmo De Toma. Ho parlato direttamente con Don Mimmo De Toma, con una conversazione telefonica, facendogli anche ovviamente pervenire le foto, che questa immagine è, questo quadro esattamente, è custodito, e saluto Salvatore in questo momento, è custodito giù nell'officina dello stesso presidio ospedaliero a Trani. Quindi nel momento in cui si rimetterà, noi ci auguriamo prestissimo, noi saremo lì a documentare questo momento, perché non si può avere uno spazio vuoto come questo. Ecco, questa è la parte, diciamo, vuota dove era prima stivata il quadro, dove c'era il quadro. Adesso praticamente questo è vuoto, ma questo quadro è custodito dentro la parte, diciamo, dell'officina dell'ospedale, da un custode, credo che sia Salvatore, che io saluto, e chi è per lui. Però in questo momento Don Mimmo De Toma mi ha assicurato che si interesserà a farlo riporre alla postazione dove era prima, perché insomma è bello avere, sì, presidio territoriale San Nicola e Pellegrino, e San Nicola dello Ste, quindi alla fine la gente, i cittadini, i fedeli soprattutto, si chiedevano se si poteva riporre alla sua originaria postazione. Detto questo, che altro? Beh, vogliamo concludere con un po' di musichetta, giusto per vedere un po' se riusciamo poi ad andare a mare. Sono le 10:48, siamo, di solito noi il radio show lo iniziamo alle 11:15, perché dobbiamo aspettare sempre i due cantante e co-conduttore, le loro grazie, ma oggi, visto che sono senza di loro, mi sono, come dire, buttato avanti con la trasmissione, mi sono anticipato un po' di tempo. Stavo passando ieri, per esempio, dal Castello Svevo, e ho notato che è quasi terminato, anzi forse del tutto terminato, il ponte che va dalla parte di dietro. Ecco, vi faccio vedere la foto, eccola qua la foto, la vedete? Questa foto, ecco qua, la foto, la vedete? Questo ponte è alle spalle del Castello Svevo, qui è l'Angelini, qui si vede l'Angelini, qui si vede il ponte che è quasi terminato. La realizzazione credo sia imminente, diciamo, la conclusione dei lavori. Beh, questa è un'altra bella notizia, ci auguriamo prestissimo. E poi ancora una volta saluto i miei cari amici, co-conduttore Raffaele e il mio co-conduttore cantante Franco l'Americano. Ricordo sempre la loro attività: Franco fa il torrefattore, Raffaele fa il pensionato a vita.
Saluto Giuseppe Di Giaro e dice: ciao Vittorio, gli fai gli auguri a mia sorella Rosa di Bonomassico, che le ringrazio di tutto quello che ha fatto per me e di quello che sta facendo. Grazie dalla Svizzera. Guarda, io Rosa non so come si chiama. Rosa Di Giaro? Se è Rosa Di Giaro, guarda, facciamo una bella cosa, vediamo se riusciamo a metterci in contatto, che ne dici? Proviamo? Proviamo Rosa Di Giaro, vediamo Rosa, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Di Giaro, Di Giaro, credo che sia, vediamo un po' se riesco a trovare Di Giaro. Allora, c'ho solo te Giuseppe e c'ho Rosa nei contatti di Facebook. Allora, vediamo se riesco a trovarlo su Facebook, va bene? Allora, Rosa Di Giaro. Approfitto per fare ancora una volta gli auguri a quelle persone che oggi festeggiano l'onomastico, tutte le Rosa, Rosette. Dice no purtroppo. Cosa no purtroppo? Maria, mi stavi dicendo Rosa. Rosa Di Giaro è un'amica che anche lei credo che sia in Svizzera, vero Rosa? Sarà anche in Svizzera. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto. Provo. Facciamo una cosa bella, vedo un po' se riesco a contattarla telefonicamente, videofonicamente, non lo so. Sentiamo, proviamo. Sto provando a chiamare, guarda Rosa. Eccola qua. Non lo so se mi risponde però, ti avviso. La webcam, ecco la webcam, così mi vede. Eccola qua. Mi sta chiamando, Non so se sta. Fisca pure il microfono, devo abbassare. Aspetta un po'. Ecco qua. Fisca. Faccio la chiamata, Rosa! Eccola qua, Rosa! Ciao Rosa! Bonjour mon ami, bonjour mami, mia amica, ciao. In francese si dice mami, vero? Questi giorni che sono stati a Trani ti ho sfiorato. Mannaggia, non mi potevi manco fermare, perché non mi hai fermato? Io sono due volte ti ho visto a San Marco Beach tu eri troppo indaffarato. Ma no, potevi anche avvicinarti, mi sarebbe piaciuto tantissimo salutarti. Senti Rosa, io ti ho chiamato perché non so se sei al corrente. Qui ho tuo fratello Giuseppe. Dove là? Sta, da qualche parte l'ho beccato. Aspetta. Perché forse in diretta, perché Giuseppe è qui in Svizzera. Lo so. E lui ti ringrazia perché vedi il messaggio me l'ha scritto, siamo in diretta nella trasmissione di oggi. Ti ringrazia per gli auguri che hai fatto a mia sorella Rosa di buon onomastico. Oggi è il tuo onomastico, vero Rosa? Sì, grazie. Bene. Giuseppe ti ringrazia per tutto quello che fai e hai fatto per lui e che stai facendo in Svizzera. Ma no. Bello sapere che una sorella si interessi al fratello, cosa che oggi sono cose rarissime. Io ho vissuto un'esperienza familiare drastica, drammatica nei confronti dei miei parenti, proprio i più stretti, parlo di proprio quelli molto, molto, molto vicini a mio padre e mia madre. Quindi vi posso dire che avere una sorella che si occupa del fratello mi fa ancora venire la pelle d'oca e non credo che ci siano tante di queste persone. Tu sei una cosa rara e eccezionale. Ma no, lo faccio anche per persone strane, perciò per mio fratello è stato... Vabbè, ma se hai un cuore che ha emozione, si vede e si sente, perché lo vedo dalla tua faccia. Dove sei in questo momento, Rosa? Però sul balcone di casa, se vuoi ti faccio vedere... Vabbè, tanto stanno guardando la trasmissione, guardate la Svizzera incontaminata, si vede un bel verde. Quel ponte che vedo, che ponte è? Scusa. Si chiama il ponte della Foia e sono 5 anni che è stato fatto. Il ponte della Foia. Sotto c'è un fiume che passa. Bene. E attraversa tutta la città vecchia, perché noi qui abbiamo Friburgo Bassa e Friburgo più alta. Senti, posso aggiungere Giuseppe? Vediamo se riusciamo a fare la telefonata con Giuseppe. Vediamo un po'. Aspetta se riesco, ma è davanti a te, con te oppure distante, Giuseppe? No, è un po' distante, sì. Allora, vedo un po' se riesco a fare una cosa bella e aggiungo, ecco, Giuseppe.
lo invito a chiamarlo, vediamo un po' se riesco a chiamarlo. Ecco, nella videochiamata sto aggiungendo Giuseppe. Provo a chiamare anche lui, vediamo un po' se mi riesce. Non so se riesco, eh. Provo. Sta chiamando? Vediamo un po'. Ecco, adesso, adesso vedrai Giuseppe. Giuseppe, addrizza la telecamera. Oh! Mi vedi? Sì. Beh, Giuseppe, dalla Svizzera in Italia, tutto in diretta, eh. Tutto in diretta. Qua siamo in diretta. Ciao. Noi siamo freschi qua in Svizzera, poi in Italia... No, faccio caldo, guarda, 31 gradi. Io... 32. Io stamattina alle 5 mi sono messo il timone addosso perché... Era 17 gradi, era 17 gradi, adesso... Adesso va bene. Senti, Giuseppe, qui c'è tua sorella Rosa, visto che sta, fagli gli auguri tu di persona, no? Non devi dire fare solo io. Ma tra poco la vado a trovare. Ah, benissimo, benissimo. Che cosa prepari di buono, Rosa, oggi? Ho fatto un ragù alla tranina. Ma no, non vedo l'ora, io senti. Carne cavella. Ho fatto il ragù alla tranese misto. Con che carne? Che carne hai messo? Carne di cosa? Maiale, manzo e costatine... Lucane, trova me, smets. Vittorio, comunque voglio dire una cosa, che qui la carne in Svizzera... È buonissima. Vedi Giuseppe. 30 anni fa. Giuseppe, vedi la carca, stai dormendo, stai da girare un ragotto. Bellissimo! Non potevi farmi il regalo migliore, Rosa, questo sì che è un regalo. Davvero, davvero. Senti, Rosa, Giuseppe, io ho chiamato perché ho sentito, insomma, il piacere di mettervi in contatto. Però non voglio fare come Raffaella Carrà. Non voglio fare sorpresa, la caramba, che sorpresa. So che mi vedete, so che state sempre insieme. Devo preparare una cucca che ce l'ho invitati a casa. Ho camminato tra... Pure il ragù. Devo preparare una cena per stasera. Va bene, allora, mo che io... ma scusa, quando siete a Trani, fatemi sapere che ci siete. Che facciamo una rimpatriata, una cosa. Sì, Dio... Ti ho sfiorato, non ti ho voluto disturbare. Mi ha sfiorato. Sì, mesi, ho... Ma vedi un po'. E mi sono andato a togliere stamattina. Ah, che bel girasole! Questo lo dedichiamo al mio caro papà, Barone Girasole. Sì. Mio padre si chiama 78, non so se lo conosci. È il Barone Girasole. Lo conoscete, il nonno Nicola? Che io sono pecca, eh? No, non parlo di età, io parlo di conoscenza. Parlavamo di rispetto prima. Mio padre sì, merita tuo tutto padre il rispetto. L'ho conosciuto un po' di anni fa, ancora certo. Di più adesso. Certo, certo. Noi abitavamo vicino. Beh, vedi, anche meglio. Io Giovanni Bovi abitavamo. Bene. Senti, allora io vi devo salutare, perché vedo che qua nella diretta sono un sacco di persone che vogliono essere salutate. C'è Giulio, Lucia, Francesco, che saluto, Michele, Claudio, insomma, tante persone. Io... Anche noi salutiamo tutta Trani, un bacio a tutti, anche se è meglio che non vi abbracciate troppo. No, vabbè, ma noi stiamo distanti ma uniti. Ecco la nostra Rosa, la faccio vedere in diretta. Ciao Vittorio, grazie. Con il suo parole. Grazie. Bene. Ciao Vittorio, grazie. Un salutone, un abbraccio forte forte a tutti voi. Auguri a tutte le rose a Trani. Senti, vuoi concludere una cosa? Mo voglio proprio vedere se siete tranesi tutti e due, doc, Voi oggi state... Allora, Franco, Giuseppe e Rosa, state a fare... il ragù, va bene? A Trani c'era un personaggio che si chiamava Jean Marketeer, per citare una sua frase, era dettata sulla braciola, ovvero braciola de e braciola d'ac. Bravo. Ciao, questo. Ciao Rosa, auguri. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Bene. Oh, che diretta, veramente. Bene, io mi compiaccio con i sistemi tecnologici che abbiamo avuto e mi compiaccio anche con la nostra amica Rosa e il nostro amico Giuseppe, che sono
un esempio di famiglia, quello che molti stanno perdendo come valori. E mi rivolgo principalmente a quelle persone che, come si dice, chi di spada ferisce, poi di spada perisce. Concludere così, mi riaggancio al discorso di questa puntata di oggi, vi lascio, volevo lasciarvi con un brano simpatico, ecco, cantato proprio da me, forse riesco a fare, non lo so, vabbè, forse lo riesco a fare. Ho preparato nel radio show qualcosa e vediamo un po' se riesco. Oh, che bello, forse riesco a fare questa versione, credete, per salutarvi, dai, una versione cumbia del grande Fred Buongusto, dai, facciamo una cosa del Fred Buongusto che mi sembra giusta, anche perché mi piacerebbe tanto. Versione cumbia. Olè, bello. Vi do appuntamento alla prossima diretta radio show da Vittorio Casilinsi, alla prossima, ciao ragazzi. Parliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Parliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vera di follie. Stretti, stretti come tanto tempo fa. In scena, più ti guardo più mi sembri una regina. Sei stupenda col tuo abito da sera. Così bella non ti avevo vista mai. E adesso la settimana della contata devi con il mio amico Franco Caputo e all'amica Vanna, a Luigi e alla sua signora, il Trappattone, che saluto Cosimo, Leo e tutti gli altri dell'Allegra Convicola che sicuramente sono con noi. Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, e ascolti e ridi poi tuoi occhi freschi. La nostra canzone è prima da 3 settimane, 3 settimane da raccontare agli amici tornando dal mare. Ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo, e ancora non ti ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di te. Un'estate come questa noi la attraversiamo così, è vero? Come se quest'estate con te, la mia estate con te, non contasse più. Non bastasse più, non tornasse più come se la mia estate con te, la mia estate con te, non lo fosse mai esistita mai, è vissuta mai con te. Un omaggio al grande Fred Buongusto, un omaggio a tutti quanti voi, un ringraziamento particolare, un saluto a tutti gli amici che hanno seguito Radio Show. Auguri a tutte le rosa, auguri a chi festeggia oggi questa ricorrenza e auguri a chi festeggia il proprio compleanno. Ciao a tutti, buona domenica, pacca fo' belli perché dopo c'è caldo.